Mentre gli occhi degli osservatori sono tutti puntati sulle fibrillazioni del Movimento 5 Stelle che stanno portando ripercussioni sulla tenuta della maggioranza, gli agricoltori attendono di sapere se il governo, a prescindere dall'evoluzione politica, potrà fare qualcosa per aiutarli economicamente nell'annata in cui molti perderanno una buona parte del raccolto a causa della siccità. Abbiamo girato la domanda al senatore Daniele Manca, che è commissario del Partito Democratico per la provincia di Pavia. Ci ha risposto che in maggioranza si sta lavorando a un decreto da approvare entro la fine del mese, in cui insieme ad altri provvedimenti per contrastare la crisi idrica verranno inseriti dei ristori per gli agricoltori. C'è la grande questione dell'emergenza e qui il governo dovrà nelle prossime ore verificare anche come aiutiamo il comparto agricolo a mantenersi nella competitività nonostante la riduzione quantitativa e qualitativa delle produzioni. Per cui io credo che occorra intervenire in due direzioni, una emergenziale, quella di sostegno al comparto agricolo, ed un'altra strutturale, quella delle definizione di reti adeguate per una migliore connessione tra le diverse esigenze del nostro paese, quello domestico, quello agricolo, che richiedono reti e approvvigionamenti molto più solidi e molto più competitivi e molto più qualificati rispetto al passato. Uno dei temi su cui si sta lavorando per il futuro è quello della manutenzione delle condutture idriche. In Italia, secondo rilevazioni di ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, il 40% dell'acqua viene buttata via a causa delle perdite. La provincia di Pavia è uno dei territori in cui si spreca di meno per gli acquedotti cittadini, ma la partita si gioca ad ampio raggio, coinvolgendo anche le reti idriche industriali per cui sono previsti fondi dal PNRR. Quando parliamo delle risorse idriche, parliamo di un settore, in modo particolare quello agricolo, che richiede gli elementi decisivi per la competitività del settore, soprattutto in queste zone. Non possono prescindere dalla risorsa idrica. Dunque, il governo italiano sta lavorando oggettivamente, anche prima della grande questione della città, per rafforzare col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il concetto di rete nazionale, perché noi abbiamo molte dispersioni, purtroppo ciò che entra nelle reti idriche rispetto a ciò che esce ha un differenziale insostenibile, cioè c'è molto spreco di risorsa idrica. E questo richiede la definizione di una rete nazionale, la ripresa degli investimenti, l'eliminazione di tutta una serie di frammentazioni che di fatto hanno tenuto bloccato gli investimenti nelle reti idriche, che per reti idriche non si intendono solo quelle ad uso domestico, ma anche il collegamento tra quelle industriali e quelle necessarie per il sistema agricolo.